Buonasera a tutti e benvenuti. Io sono Eugenio Patanè e oggi è per me un grande onore e una gioia avere ospite un attore, intanto con la O maiuscola, perché lui ha una intensissima carriera tra cinema, teatro e televisione. Lo abbiamo visto e apprezzato nei 100 passi, in Squadra Antimafia, ha mirabilmente interpretato Totò Riina nel Capo dei Capi, e ancora La mafia uccide solo d'estate, Il tredicesimo apostolo. Insomma, potrei continuare No, ancora a per lungo, favore, ma grazie anzi di non questa voglio farlo presentazione. aspettare. Ed è qui con noi, come potete vedere, Claudio Gioè. Ciao Claudio e Ciao a tutti, facciamola più semplice, sono felicissimo di essere qui con voi. benvenuto. Lo siamo noi, felici, naturalmente, insomma. Noi siamo qui con te perché da pochi giorni fa ha esordito su Rai 1 una fiction dal titolo Macari, che è tratta dai racconti di Savatteri, Gaetano Savatteri, editi per Sellerio. C'è la regia di Michele Soavi e tu interpreti naturalmente il protagonista che si chiama Saverio Lamanna. Ricordiamo che due puntate sono già andate in onda il 15 e il 16, mentre le prossime andranno in onda il 22 e il 29, rispettivamente, sempre in prima visione su Rai 1. E parto subito chiedendoti: ma chi è questo personaggio, Claudio? Ma non lo so, è un personaggio molto divertente per me da interpretare perché intanto ha un po' il cazzeggio tipico dei palermitani quando si trovano in difficoltà e cercano di buttarla in caciara, come si dice poi a Roma. Poi, insomma, come me è stato tanto tempo a Roma a lavorare, poi è tornato in Sicilia perché anch'io sono ritornato da un anno e mezzo, quindi ho trovato anche delle similitudini in questo ritorno molto, molto commoventi, insomma, e quindi c'ha molti aspetti in comune con me ed è stato per me una gioia interpretarlo. È un giornalista con il brutto vizio di farsi i fatti degli altri che ha sublimato in questa sua, come dire, aspirazione a fare anche lo scrittore, per cui si incuriosisce delle psicologie, dei personaggi, di ciò che muove gli esseri umani a compiere certe azioni anche drammatiche, anche delittuose. E questo suo istinto poi lo porta un po' a intricarsi nei fatti, diciamo, che gli capitano, in questo rientro a casa. Senti, ma è vero che il ruolo ti è arrivato proprio quando tu hai deciso di ritornare in Sicilia, nella tua Palermo? Poco Sì, ma dopo? non c'è stata nessuna connessione, cioè io ho ricevuto notizie di questo provino, perché poi ho fatto anche un provino, insomma, come tanti, proprio un mese dopo che mi ero trasferito definitivamente a vivere a Palermo, quindi è stato molto curioso per me pensare che poi appunto il primo giorno di lavoro che ho fatto è stato proprio a Palermo. Senti Claudio, siamo curiosi di sapere una cosa: quanto è stata importante per te e quanto lo è in generale, quando ti viene proposto appunto un ruolo, la bellezza del testo e dunque della sceneggiatura? È fondamentale perché con tutti gli sforzi che possiamo fare noi interpreti e la regia, ciò che conta nel racconto, soprattutto quello televisivo, è la storia, è la trama, è come sono scritte le battute, i personaggi, per cui è fondamentale quando è possibile, è chiaro, scegliere dei copioni scritti bene. In questo caso siamo stati super fortunati, intanto perché queste sceneggiature che ha curato il bravissimo Francesco Bruni Francesco Bruni, sì. vengono a loro volta da un'opera letteraria, quindi comunque un'opera che è edita ed è già di suo ricca di fascino ed è scritta benissimo, per cui insomma noi chiaramente ci ispiriamo a quella, però per un mezzo televisivo che quindi ha altre regole, altri tipi di racconto. Speriamo soltanto di avere mantenuto un po' lo spirito di questi romanzi. Da quello che leggevo, Savatteri è rimasto molto contento, anche se ha utilizzato un termine molto carino nei confronti non vostri, ma comunque degli attori in generale, quando naturalmente interpretano dei ruoli rubati
alla letteratura, lui parla degli attori un po' come degli invasori di campo. Mi ha fatto sorridere questa dicitura. Sì, capisco il suo punto di vista, perché uno scrittore, come è giusto che sia, deve essere geloso della sua creatura e forse solo lui sa che aspetto ha, per esempio, Saverio Lamanno, Piccionello o Suleyma. È chiaro che si parla sempre di un tradimento dal romanzo, e quindi insomma capisco il suo punto di vista, però lo voglio rassicurare, nel senso, ne abbiamo anche parlato ieri in una diretta, il suo personaggio letterario deve rimanere, secondo me, così come lui l'ha immaginato. Bisogna vedere questa serie solo come una delle possibili interpretazioni di quel romanzo in versione appunto serie televisiva. Però appunto ogni attore può dare la sua sfumatura di Saverio Lamanna e ogni regista può raccontare il suo mondo di Macari come meglio crede. Insomma, l'importante è cercare di rispettare un po', credo, lo spirito di questi romanzi. Assolutamente sì, ma infatti lui ha anche detto questo, quindi insomma tutti abbiamo respirato quando lui è stato contento, sebbene la serie abbia fatto il boom di ascolti. Io sono orgoglioso in quanto siciliano pure io, quindi per puro campanilismo, a parte che ho visto la serie e quindi ti faccio i miei complimenti personali, ma devo dire che Grazie. tutto il cast per lo più di Straordinario, guarda, degli attori Anni, siciliani, tutti, a 500 partire da Tuccio maestranze, Musumeci, che è un monumento del nostro teatro. ne parliamo subito dopo degli attori. Prima volevo farti una domanda invece per collegarmi appunto alla letteratura, alle parole. Tanto nella prima quanto nella seconda puntata, i più attenti hanno notato la presenza della poesia. E qualcuno scriveva che la poesia è una forma di magia, perché in fondo ci aiuta a entrare misteriosamente in quella rete fatta di sensazioni, ricordi, persone, luoghi, che poi in fondo è la vita. E io vorrei sapere che rapporto hai tu, Claudio, con la poesia. La poesia per me è assolutamente diciamo, il componimento che più si avvicina all'individuo, alla sua autenticità, che è fatto non soltanto di razionalità, ma anche di sentimento, di cuore, di musica, di sensazione. Per cui trovo che sia il punto più alto di convergenza tra la parola e il sentimento, tra insomma, l'anima e il corpo, a seconda delle culture, come lo vogliamo chiamare, insomma, ragione e sentimento, anima e corpo, io e sé, a seconda insomma, delle tradizioni. E quindi sicuramente è un aspetto fondamentale. Credo che gli sceneggiatori abbiano voluto insomma, calcare anche un po' su questo aspetto poetico che c'è nei romanzi di Savatteri, perché molte delle connessioni di questi personaggi non sono connessioni appunto prettamente di indagine o di ragionamento, ma sono connessioni umane, sono connessioni sentimentali, uno sguardo, una parola, un'azione particolare da cui scaturisce poi tutto un universo. Per cui forse in questo modo hanno voluto cercare di raccontare la magia. In qualche modo anche Savatteri cerca e trova nei suoi romanzi. Grazie. In fondo, in effetti, anche le indagini del tuo personaggio sono più ideologiche, no? Che concretamente Sì, non legate c'è al l'ossessione filosofo. di, insomma, di far arrestare il. No, arrestare perché se è giusto che venga arrestato qui, sì, però ecco, non c'è appunto un'ossessione. Come dire, legata a una giustizia degli uomini, così c'è anche una ricerca di una giustizia divina in questa indagine, quindi un po' un'idea tutta umana di cercare le proprie verità attraverso quello che Ne approfitto per fare un plauso anche a Ignazio Boschetto, no? Perché
dalla poesia alla Certo, musica, bravissimo. il passo è breve e devo dire che sono molto contento e facciamo i nostri complimenti perché è bello sapere che ancora un siciliano, che se non sbaglio lui ha origini marsalesi, ha realizzato e composto la sigla della vostra della miniserie. Senti, prima io accennavo ai luoghi anche. La serie naturalmente è stata girata da agosto a dicembre, avete fatto oltre 100 giornate di riprese, la Palomar ha fatto in modo, insomma, che in questa fase di emergenza epidemiologica voi foste assolutamente sicuri di poter lavorare appunto in sicurezza, però insomma, il dato oggettivo è quello che non si può rimanere non ammaliati dai luoghi meravigliosi in cui è girata la serie, cioè noi abbiamo Scopello, la riserva dello Zingaro, Macari. Ma, a proposito di Macari, una curiosità, ma il nome Macari sta proprio per Macari, per anche, che tu Anche sappia, o no? perché voi siete della Sicilia orientale, quindi magari, Ecco, magari, magari. No, in realtà non credo che c'entri niente, credo che sia un nome di origine greca, o comunque insomma la cappa originaria oggi non c'è la cima, insomma, probabilmente ha a che fare con qualche discendenza allora, io greca. naturalmente non ti chiederò se si dice arancina o arancino perché non ci interessa, sono buoni entrambi, però ti prego, una risposta devi darmela. Sai che io non faccio domande di natura personale, privata, e allora la domanda io la pongo in realtà a un'altra persona. Secondo Saverio Lamanna, ci si può innamorare dappertutto oppure dove si è nati? Dunque in Sicilia di più? È veramente una bieca domanda che la manna veramente ti manderebbe a quel paese. Ci si innamora quando si è in una buona disposizione d'animo, indipendentemente da dove si è. Bene, Però quindi di problemi. dappertutto, dappertutto. Allora, no, perché ho fatto questa domanda? Intanto perché è bello questo clima che stiamo creando e sono contento che Saverio Lamanna, diversamente come è stato scritto da altri, diciamo, colossi televisivi che sappiamo essere stati naturalmente di grande successo, questa volta abbiamo un investigatore, diciamo, per caso, uno sbirro di penna, come lo ha definito lo stesso tuo regista, in realtà è anche ironico, cioè si intrecciano più registri se vogliamo. E tu come attore hai insomma, lavorato su più registri. Sì, Come è stato? la bellezza di questa serie, di questa scrittura, è che riesce davvero a raccontare con grande leggerezza anche dei drammi terribili. Cioè, l'aria di leggerezza che si respira in tutta la serie, che insomma, leggerezza non vuol dire semplice, insomma, è uno stato di racconto che deve mantenere un equilibrio molto particolare fra il drammatico e il comico, ma non troppo macchietta, insomma, per cui siamo stati attenti a cercare di trovare una giusta via di mezzo. Qualcuno l'ha definita un po' British, ma insomma, un tipo di umorismo meno folcloristico, ecco, diciamo, nel racconto anche dell'ironia siciliana. Per cui sì. Per me è stato molto, molto bello affrontare un personaggio che ha questi diversi piani di narrazione e uno stimolo continuo. Sì, è vero, questa bellezza non soltanto buca lo schermo, ma scardina proprio quelli che purtroppo per troppo tempo sono stati, diciamo, gli stereotipi siciliani che ci siamo portati dietro. Parlando qualche giorno fa con degli amici, mi dicevano proprio questo, che al di là del fatto che tu sei un attore stimato e apprezzato, hanno apprezzato in seno alla serie che anche diciamo, l'inflessione non sia caricaturale, ma naturalmente è naturale, cioè emerge fuori Sì, una tonalità che è quella che deve essere. forse per la prima volta si è scelto di prendere nel cast principale tutti attori siciliani per raccontare una storia siciliana. E in effetti questo un po' in passato non era sempre la regola, però
insomma, anch'io apprezzo molto il suono da siciliano. Naturalmente mi fa piacere, come a te, insomma, il fatto che delle storie siciliane vengano raccontate da siciliani, per essere semplicemente un po' più credibili. Senti Claudio, l'amicizia è un valore sacro, così come sono l'accoglienza e la generosità per noi, soprattutto siciliani. Com'è stato appunto lavorare intanto a casa e poi con molti colleghi siciliani, quali il bravissimo Domenico Centamore, la catanese Esther Pantano, Antonella Attili, Sergio Vespertini, Filippo Luna, Tuccio Musumeci, insomma tutti gli altri. Che clima si è creato sul set tra di voi? Ma un clima bellissimo, perché davvero era un'occasione per tutti per raccontare bene in prima serata un aspetto della cultura siciliana che da troppo tempo, insomma, viene un po' ridotto a volte a certi stereotipi. Per cui, figurati, poi erano tutti amici, tutti colleghi che stimo tantissimo, un cast straordinario. Con Filippo, che ho appena finito di fare uno spettacolo teatrale qualche mese prima, Filippo Luna, con Sergio Vespertino ci avevo avuto a che fare nella Mafia Uccide Solo d'Estate, poi l'ho visto a teatro tante volte, bravissimo. Con Domenico Centamore ho cominciato a fare i 100 passi nel 99, ci conosciamo da 20 anni, avevamo sempre il sogno di fare una commedia, una coppia comica. E questa è stata anche un'occasione un po' per metterci in gioco in questa coppia di fatto tra Piccionello e Laman. Con Esther è stato fantastico, insomma, condividere anche con il suo sarcasmo e la sua ironia catanese, per cui è stato meraviglioso. Tra l'altro è stato bello anche, diciamo, per Esther, che appunto è un'attrice catanese, il fatto che un po' si sia, diciamo, è mutato il personaggio che originariamente era, se non sbaglio, del Nord Italia. Veneto. Invece lei ha vinto un provino perché proprio è piaciuta talmente tanto che devo dire la scelta è stata indovinata e per colori, ma soprattutto per talento artistico e funzionate davvero molto bene. Hanno fatto circa 250 provini per cercare questa su lei, ma non è stato semplice per lei competere con tutte queste attrici, ed eppure è riuscita benissimo nel rappresentare un personaggio fiero, bellissima, ma quasi che non se ne accorge, che tiene testa a tutti gli altri personaggi con una spanna in più di sensibilità, di intelligenza, di concretezza, insomma, tutti gli altri effettivamente di questo trio, insomma, sono uno la manna, un pasticcione totale. L'altro che va in giro in infradito, insomma, la più sana ovviamente è lei. Ma infatti la bellezza è che restituite una verità che davvero non. Io faticavo a pensare che dietro ci fosse uno studio perché sembravate talmente naturali che, diciamolo anche a chi ci sta seguendo, insomma, recitare necessita innanzitutto di questi provini difficilissimi che, diciamolo, insomma, non sono solo un gioco, giusto? Sì, oppure sono un gioco molto serio, che effettivamente si può anche dire. Però sì, è vero, c'è molto lavoro dietro. Noi siamo stati fortunati perché ci siamo piaciuti, abbiamo legato subito. Poi anche per questo fatto della pandemia stavamo sempre insieme, anche la sera magari cenavamo spesso insieme, quindi questo trio ha avuto anche modo di formarsi poi nella realtà, come colleghi naturalmente. E quindi è stato poi bello trasferire questo anche nei personaggi. Puoi anticiparci qualcosa, Claudio, del prossimo appuntamento che ricordiamo sarà lunedì 22 marzo in prima visione alle 21:25 su Rai 1? Sì, vedremo la manna alle prese con Indagine Familiare. A un certo punto, all'inizio della puntata, suo padre gli comunica che è morto un cugino di cui lui nemmeno si ricorda, un cugino di quando erano piccoli, che frequentavano Macari, eccetera. Però il padre insiste, vuole che lui vada comunque al funerale per, insomma, onorare
anche la famiglia e quindi di tenere piedi anche giustamente la tradizione delle condoglianze dei funerali, che in Sicilia sappiamo essere insomma molto importanti per tante cose. E, naturalmente la manna si farà un po' tirare in ballo da questa ricerca, non solo della memoria di questo cugino Franco, ma scoprirà anche che dietro questa morte, che apparentemente è un incidente d'auto, probabilmente forse c'è qualcos'altro, c'è un giro di scommesse clandestine, Franco giocava a calcio, era una promessa del calcio, prima professionista, poi si era ritirato un po' a giocare a livello quasi dilettantistico, però insomma c'è molto mondo del calcio, vedremo la manna giocare a calcio in una maniera incredibile, con un talento davvero straordinario, con Piccionello che lo preparerà per una partita del cuore, in memoria appunto di suo cugino. Non vediamo l'ora, allora, che sia lunedì 22 per appunto assistere a È solo un gioco, e poi ricordiamo che invece l'altro appuntamento sarà lunedì successivo, il 29, con l'ultima puntata titolata La fabbrica delle stelle. Io, Claudio, innanzitutto ti ringrazio per la tua disponibilità e per il tuo essere squisito, ma non poteva essere diversamente. E vorrei dedicare questa frase di Sciascia a te, al regista, all'intero cast artistico e tecnico e anche alla tua nonna, che so essere un affetto tuo. E mi ricordi il nome, che non, con la N? La nonna Mariella, sì. Mariella, perfetto. Allora, salutiamo la nonna Mariella e tutti voi, anche radio ascoltatori, con questa frase di Sciascia che recita: incredibile è l'Italia. E bisogna però andare in Sicilia per constatare quanto è incredibile l'Italia. Grazie Claudio e grazie a tutti, alla prossima. Grazie a voi, ciao a tutti, ciao.